Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA Mondo Carriera Allenatore. Oggi nuovissimo video delle squadre se non avessero venduto nessuno. E oggi, come avete potuto vedere dal titolo, andremo col Southampton. E perché proprio con questa squadra? Perché ragazzi, secondo me, con questa formazione, se non avesse venduto nessuno, probabilmente sarebbe una delle forze o una squadra veramente tanta roba, sia a livello di Premier League, ma anche a livello europeo, ragazzi, perché ora andremo ad analizzarla per bene e vedrete che è veramente una squadra fantastica. Ovviamente alcuni giocatori li conoscete già, ma magari alcuni non pensavate giocassero lì al Southampton e sarebbe una bella scoperta. Quindi, ragazzi, iniziamo subito e iniziamo dal portiere con Gazzaniga. Lui ora è al Tottenham a fare il secondo a Hugo Lloris, ma comunque anche quando Lloris si è fatto male al polso, scusate, al gomito, ha giocato veramente bene. Comunque un giocatore interessante, Gazzaniga è un portierone di 1,96 per 90 kg, quindi un bel portiere argentino ed è tanta roba. Ma passiamo sulla fascia e come terzino destro abbiamo Cedric. Questo giocatore portoghese è veramente buono, a me piace tantissimo, sia perché ha 3 mossabilità e 4 piedi deboli, ma poi perché è un giocatore veramente che lui è sempre lì, fa sempre il suo, non è un giocatore che strafa o che fa almeno, fa veramente il suo compito da terzino. Quindi ragazzi, sottovalutato secondo me Cedric, è un giocatore fantastico. Poi il primo difensore centrale ovviamente abbiamo Van Dijk. Ragazzi, questo giocatore qui è forse il difensore più forte degli ultimi 2 anni, probabilmente perché è esploso veramente tantissimo con il Liverpool, e proprio prima di andare a Liverpool era al Southampton, quindi proprio un ritorno in patria dopo pochi anni per Van Dijk. Alderweireld, secondo difensore centrale, che anche lui al Tottenham come Gazzaniga ha spaccato tutto, perché comunque è diventato un super titolare, ha un contratto da un sacco di anni col Tottenham, ma prima di passare lì, poco dopo essere stato allenato dall'Ajax, è andato qui al Southampton. Terzino sinistro, Luke Shaw, che ora al Manchester United ha fatto veramente bene, a parte qualche periodo con Mourinho dove non andava molto d'accordo, per il resto ha sempre giocato bene, ed è il titolare. Beh, Shaw veramente fortissimo. Primo centrocampista centrale abbiamo Højbjerg, giocatore forse meno conosciuto di altri, 82 di overall, però ragazzi, che bel giocatore, 4 piedi deboli, 3 mossabilità per un centrocampista, ragazzi, è veramente tanta roba. Poi è 1,85 per 84 kg, bello grosso in mezzo al campo, come mediano ci sta molto bene, anche perché ci dovrà dare una mano, perché come secondo centrocampista abbiamo Oxlade-Chamberlain, giocatore anche lui tanta roba, che veramente ha spaccato in questa Premier League nell'andare avanti la sua carriera. Ora 4 mossabilità, 4 piedi deboli, 79 di overall, 1,75 di altezza per 70 kg di peso, 79 velocità, 74 tiro, 73 fisico, 83 dribbling. Lo sappiamo, Chamberlain veramente sicuramente una mezzala un po' più offensiva che difensiva, però Højbjerg sicuramente darà una mano, e poi Chamberlain comunque è aggressivo, la parte difensiva la sa fare. Atti, e come trequartista abbiamo, ragazzi, Tadic, un giocatore che a me piace tantissimo, soprattutto con l'Ajax, veramente, anche se è vecchiotto, ha fatto la differenza, ma già nel Southampton faceva le cose straordinarie, anzi forse qualcosa di meglio perché era un po' più giovane dell'Ajax. E beh ragazzi, però è un giocatore che magari nella velocità ha perso, ma messo lì come trequartista dietro la punta può fare tutte e utilizzare tutte le sue caratteristiche che lo caratterizzano, ovvero 4 mossabilità e 3 piedi deboli, 81 di tiro, 84 passaggio, 84 dribbling. Ragazzi, è un giocatore fantastico dal punto di vista di visione tecnica, 87 visione, 84 equilibrio, veramente tanta roba Tadic. Passiamo da destra per arrivare a sinistra per quanto riguarda l'attacco in questo 4-3-3. Primo ala destra, primo attaccante destro abbiamo Gareth Bale, ovviamente lo sappiamo, era al Southampton prima del Tottenham e prima del Real Madrid, ora è al Tottenham, ma prima di tutto era al Southampton. Ragazzi, un giocatore veramente interessante, giocava terzino ai tempi se non sbaglio, e beh ora però è un attaccante a tutti gli effetti, sicuramente tanta roba, 4 mossabilità, 3 piedi deboli, veramente forte. Purtroppo, secondo me, andando al Real Madrid si è un po' rovinato, perché di testa, a livello mentale, non è probabilmente così forte come tecnicamente e fisicamente, però ragazzi, Bale non si discute. L'attaccante, la nostra punta centrale, è Michelantonio, giocatore interessante perché il West Ham fa sempre la differenza, un giocatore molto fisico, bassettino ma tozzo, che fa la differenza assolutamente. 4 vita, 3 piedi deboli, e poi la punta super di diamante, ovvero Sadio Mané. Al Southampton è esploso definitivamente, lì l'ha visto il Liverpool dopo che mi pare abbia fatto 3 gol al Liverpool, sia di sinistra, di destra, da fuori, insomma lo sappiamo, Mané fa veramente di tutto.
appunto sa fare tutto, 94 città, 85 tiro, 90 dribbling, 4-4 di ammissibilità ai piedi deboli, ragazzi, non c'è altro da dire. Quindi passiamo su FIFA, eccoci qua, vedete la formazione che è stata schierata, un bel 4-3-3 col trequartista, molto equilibrata secondo me come squadra. Forse a centrocampo pecchiamo un pochino perché Højbjerg sì è molto difensivo, ma Chamberlain fa un po' più fatica, però secondo me possiamo fare bene e io sinceramente, senza perdere altro tempo, andrei subito a simulare, perché ragazzi io ho tantissime aspettative su questa squadra, perché secondo me può fare veramente bene. In questa Premier League oserei dire che possiamo arrivare almeno nelle prime 5, perché abbiamo veramente una squadra forte che non ha paura di niente e andiamo subito a gennaio. Ovviamente abbiamo anche l'Europa League da tenere conto, ragazzi, occhio, perché abbiamo una prima parte di campionato veramente interessante e speriamo di portarci avanti sia in Coppa che in campionato un bel risultato per arrivare a fine anno e aver ottenuto qualcosa in sacco. Quindi senza perdere altro tempo ci vediamo dopo e intanto simuliamo. Eccoci qua ragazzuoli, siamo arrivati al primo di gennaio, non ho come sempre visto niente durante la simulazione, andiamo a vedere subito in classifica quanto siamo. Allora qua abbiamo visto subito nella piccola parte che siamo al turno 3 contro il Chelsea, ma prima di andare a vedere questo scegliamo competizione, andiamo a vedere Premier League, eccolo qua, undicesimi. In realtà ragazzi siamo nella seconda parte della classifica e mi aspettavo qualcosina in più. 28 punti, un po' pochino ragazzi, mi aspettavo veramente molto di più ad essere sincero, ma non vorrei che nella seconda parte ci esonerino, speriamo che facciamo meglio nella seconda parte dal punto di vista del campionato, perché soltanto undicesimi ragazzi mi sembra troppo poco, non mi piace. In Europa League siamo passati ai sedicesimi, però siamo contro l'Hertha Berlino, al fase girone siamo passati come primi, beh comunque girone diciamo agevole, non molto difficile, 18 punti addirittura abbiamo sempre vinto, però qua ai sedicesimi bene dai, contro l'Hertha Berlino possiamo passare, possiamo fare qualcosa di carino. Nell'FA Cup appunto abbiamo visto che dobbiamo andare contro il Chelsea e qua sarà veramente difficile passare, siamo arrivati fino al turno 3 e voglio vedere adesso se riusciremo a battere il Chelsea. Però ragazzi mi dispiace che in questa Premier League siamo solo undicesimi, mi aspettavo qualcosina di più, avevo qualche aspettativa in più in realtà, ad essere sincero, ad essere molto sincero. Qua vediamo che i giocatori comunque sono un po' stanchi, anche se sono comunque tutti abbastanza in crescita. Højbjerg è salito anche a 83, Chamberlain a 80, sono cresciuti ragazzi, però voglio qualcosa di più, voglio qualcosa di più perché non mi sta piacendo come sta andando questo campionato. Vediamo dal punto di vista di statistiche, Gazzaniga ovviamente ha giocato tutte le partite, 8 addirittura reti inviolate, quindi non è neanche andato così male. Shaw 18 partite, un gol e un assist, Van Dijk 27 presenze, la madonna, una partita, un gol e due assist, quindi due assist molto buono. Alderweireld 18 partite, 0-0, Cedric, lui bene, 19 partite, 4 gol e 3 assist, molto interessante Cedric. Ma andiamo, passiamo a Højbjerg, va bene, 22-1-1, va bene, ma mi immaginavo Højbjerg comunque gran giocatore. Chamberlain 22 presenze, 6 gol e 2 assist, comunque ragazzi stiamo andando bene, comunque stanno segnando tanto, 31 presenze per Gareth Bale, 8 gol e 6 assist, Mané già in doppia cifra, 30 partite, 10 gol e 6 assist, stiamo andando bene, però non capisco qual è, cos'è che ci frena. Antonio 17 presenze, 6 gol, peccato, stiamo segnando tanto, tanti giocatori dei nostri stanno segnando, però c'è qualcosa che non va dal punto di vista della stagione a livello del campionato. Io adesso ho paura, perché ho paura di essere esonerato ragazzi, veramente, però a questo punto ci tocca, come si dice, simulare fino al 31 maggio, andiamo al 31 maggio adesso sto giro e ragazzi speriamo di non essere esonerati e speriamo soprattutto di far bene. Eccoci qua ragazzi, lo sapevo che sarebbe arrivata, siamo spiacenti informarla che la dirigenza ha deciso di sollevarla dal suo incarico di tecnico della squadra, però è arrivata il 17 maggio ragazzi, il campionato è finito, ma almeno fatemi finire di vedere le statistiche, no? Prima di esonerarmi, mannaggia a voi. Lo sapevo che sarebbe arrivata. Questo però mi fa venire in mente solo una cosa, che a questo punto siamo andati male.
Non c'è altra spiegazione, ragazzi, purtroppo. Ma io sono curioso, adesso firmiamo con questo West Bromwich, vediamo un po', soltanto un contratto, diciamo così, tanto per, perché io voglio, sono curioso di vedere il Southampton a che punto è alla fine del campionato, perché eravamo in ballo ancora per la Coppa, per l'Europa League e per il campionato, potevamo fare qualcosa di meglio. Sono curioso di andare a vedere adesso, però andiamo in classifica e andiamo a vedere che, vabbè, West Bromwich 24esimo, sta in retrocessione, e mannaggia, il Southampton è nono, il Southampton è nono, eccolo qui, 59 punti, quindi c'è stata una grandissima risalita. Cavolo, perché ci hanno esonerato? Peccato, in campionato siamo andati veramente bene, eh? Attenzione, 59 punti non sono da poco. Poi il campionato è stato vinto dal Tottenham, grande, strano, però 87 punti, Liverpool 81, Manchester City 80, incredibile, c'è stato un ribaltone. Però noni, eravamo undicesimi, siamo saliti, abbiamo fatto un sacco di punti e ci hanno comunque esonerato. Peccato, peccato veramente. Ma andiamo a vedere in Europa League, perché eravamo ai sedicesimi. Ai sedicesimi, dove siamo? Southampton, abbiamo perso male, male contro l'Hertha Berlino, 2-5 il risultato finale, 3-0, insomma, vediamo la finale tra chi sarà, tra Sociedad, Real Sociedad e Napoli. Speriamo per il Napoli, orgoglio italiano, che vinca qualcosa almeno a livello europeo, forse proprio perché nelle coppe sono andati male che ci hanno un po' esonerato, forse andiamo nell'Emirates FA Cup, che eravamo in gioco anche contro il Chelsea, mi pare. Ci sarà la finale 22 maggio, Tottenham Liverpool, cioè il Tottenham può veramente vincere di tutto. Mi pare che eravamo al turno 3 contro il Chelsea, se non sbaglio, e abbiamo perso 3-1 anche qui, ragazzi. Quindi il Southampton è andato più o meno bene in campionato, probabilmente da quando poi non aveva più le varie coppe, Europa League e Coppa, l'FA Cup da guardare. Però ragazzi, peccato, peccato. Andiamo a vedere le statistiche, perché qua sono curioso di andare a vedere queste, perché sì ragazzi, sì, andiamo un po' su Michael Antonio, che comunque ha fatto 6 gol in 25 presenze, una media del 6-7, insomma un po' male. Gazzaniga 30 partite, ha giocato praticamente tutte, rete inviolate 10, quindi vabbè dai, neanche così male. Sadio Mané 38 presenze, 17 gol e 8 assist, beh, anche lui comunque, nonostante il campionato sia andato un po' così, i suoi 17 gol li ha fatti totali, e beh, comunque niente male assolutamente. Gareth Bale ha fatto solamente 7 gol, ha fatto meglio sicuramente nella prima parte di campionato, anche se poi le ha giocate tutte. Chamberlain ha fatto soltanto un gol e un assist, però ha giocato pochissimo, 14 presenze, ha veramente giocato poco, e per il resto poi Van Dijk 36 presenze, le ha giocate tutte, però un gol e un assist, ma non era due assist, ho sbagliato a vedere prima. Ma vabbè, comunque sì, poco e niente purtroppo questo Southampton. Mi dispiace perché avevo grandissime aspettative e purtroppo non sono andate come volevo, e avevo questo presentimento di essere esonerato, e purtroppo è stato così. Ragazzi, siamo arrivati però alla fine anche di questo video. Commentate se vi aspettavate qualcosina di più anche voi per questo Southampton, che i giocatori erano veramente tanta roba. Peccato, però è il calcio, ragazzi, non può sempre andare tutto rose e fiori. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate con la prossima squadra di cui siete curiosi di vedere, se non avessero venduto nessuno, il loro andamento in un campionato al giorno d'oggi. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.